Buon pomeriggio a tutti, bentrovati su Lexicon Symbolorum. Benvenuto Filippo in questa puntata Grazie. pomeridiana di Lexicon Symbolorum. Due parole, grazie a tutti per esserci e soprattutto io voglio ringraziare Filippo Goti, che è uno dei massimi esperti del martinismo in Europa, ma soprattutto a me piace definirlo, stavamo scherzando prima, al di là di tutti i titoli antisonanti che potrebbe reclamare, come persona informata dei fatti. Perché Filippo è davvero una persona informata, ma al di là di tutto, perché si informa. Filippo, secondo me, ha una qualità su tutte, studia. Ed è uno dei motivi per cui io lo stimo, perché prima di parlare cerca di documentarsi, poi ama le note a piè di pagina dei libri ed è una cosa che ci accomuna. Quindi, ciò detto, io gli do un grandissimo benvenuto qui su Lexicon Symbolorum e visto che il tempo è tiranno e abbiamo circa 200 domande alle quali ovviamente non riusciremo né a dare risposta ma neanche a farle, partirei con una domanda base. Che cos'è il martinismo e quando nasce il martinismo, Filippo? Beh, allora, iniziamo a dire che questa domanda ammette più risposte. Semplicemente io me la potrei cavare sostenendo che il martinismo nasce fra il 1888 e il 1891. Nel 1888 Papus e Chapuzot scoprono di avere un'iniziazione riconducibile a Louis-Claude Saint-Martin. Anche se dissimile, Chapuzot attraverso tutta una serie di passaggi e Papus da altri passaggi. E, dato che non erano tanto sicuri della certezza di queste due linee iniziatiche, hanno la bella idea di scambiarsele nuovamente. Quindi Chapuzot passa la sua linea a Papus e Papus la sua linea a Chapuzot. E al contempo decidono che questa linea iniziatica debba essere trasmessa, sia meritevole di ulteriore trasmissione. Nel 1890 Papus, come altri, lascia la società teosofica, accusandola di essere troppo spostata su posizioni orientaleggianti, e nel 1891 Papus, Chapuzot ed altri fondano il Supremo Consiglio dell'Ordine Martinista. Al Supremo Consiglio dell'Ordine Martinista si affiancano due creature, una esterna, che è il gruppo indipendente di studi esoterici, che aveva come scopo quello di divulgare, quello di tenere conferenze, quello che piacciono a me e a Michele fondamentalmente, conferenze, bollettini, libri e quant'altro, e un gruppo interno operativo, che era l'ordine, che è stato per 2 anni l'ordine cabalistico della Rosa Croce. Ecco, io potrei tranquillamente cavarmela con una risposta del genere e per tanti potrebbe essere una risposta soddisfacente. Ma in realtà non è esattamente così, perché noi dobbiamo riuscire a inquadrare il martinismo non tanto per una data anagrafica, quanto per la sostanza che esso vuole o voleva incarnare e il bisogno a cui intendeva rispondere, perché ogni fenomeno umano è un fenomeno che nasce dalla risposta ad un bisogno e anche la spiritualità è un bisogno, eh? Il bisogno spirituale, il desiderio spirituale dell'uomo. Allora bisogna fare un piccolissimo passo indietro, dato che si sta parlando di sostanza del martinismo. E questo passo indietro dal 1888 ci porta al 1760, quando Martinez de Pasquali, e così anticipo il nostro comune amico Mauro Cascio, e quando Martinez de Pasquali inizia ad istruire sul suo sistema teurgico nella loggia Giosuè alcuni liberi muratori. Su questo punto non mi intratterrò tanto perché ci saranno altre persone che ne parleranno a breve. Dal 60 si va al 1767, quando Martinez raccoglie tutti i capitoli che
intanto aveva fondato altre logge, e dà vita al sovrano tribunale dell'ordine dei cavalieri massoni eletti dell'universo, eletti Cohen dell'universo. La dottrina che lui insegnava è raccolta in un testo chiamato Trattato della reintegrazione degli esseri nelle loro primitive virtù, potenze spirituali e divine. Ecco, questo è il primo crinale. Tutti conoscano Martinez de Pasquali come teurgo, ma pochi hanno la compiacenza di collegare questa teurgia ad un elemento fondamentale del suo pensiero, il culto divino. Martinez de Pasquali celebrava un culto divino. Questo culto prende le mosse da questo trattato che parla della prima e della seconda caduta dell'uomo e di come l'uomo può ritornare ad svolgere un ruolo di coadiuvatore dell'opera divina. Adesso passiamo al 1795, ricordandosi che Martinez de Pasquali ebbe due allievi prediletti: Willermutz, conosciuto in ambiente della libera moratoria in quanto è stato il padre nel 1778 dello scozzese rettificato, mentre l'antico accettato mi sembra di ricordare che nasce nel 1801, e quindi malgrado si chiami antico è più giovane rispetto del rettificato. E l'altro personaggio è Louis-Claude de Saint-Martin, di cui abbiamo parlato in precedenza con Papus. Louis-Claude de Saint-Martin in realtà non abbandonerà mai gli insegnamenti del Martinez, soltanto gli attua, gli declina in una chiave più prettamente mistica, più prettamente individuale. Ma perché? Perché fra le altre cose c'è la Rivoluzione Francese. Cioè, gli vediamo noi tante persone durante la Rivoluzione Francese, a quel tempo non scherzavano, non c'erano il politicamente corretto, si finiva dritti sulla ghigliottina. Andare nelle logge massoniche con spade, alabarde e quant'altro. Oddio, Louis-Claude de Saint-Martin ci andò vicino, perché in piena Rivoluzione Francese teneva corrispondenza con degli austriaci e dei tedeschi, dove in tedesco si scambiavano opinioni su un bomb. I rivoluzionari che non sapevano il tedesco diceva questa è una spia fondamentalmente, poi fu salvato in calcio d'angolo. In genere le persone intelligenti non sono furbe, ecco. Louis-Claude de Saint-Martin, anche lui come il suo maestro Martinez de Pasquali, ha centrale questo culto divino, questo culto divino che ogni uomo di desiderio deve praticare e che deve ricondurre l'uomo a reintegrarsi in quella che era la sua antica condizione di essere semidivino. Ecco, questa è la sostanza del martinismo, e non si comprende il martinismo se non abbiamo ben chiaro l'opera di Martinez de Pasquali e l'opera di Louis-Claude de Saint-Martin. Alla domanda, e poi faremo un ulteriore passaggio, quindi di che cosa è fondamentalmente il martinismo, noi possiamo affermare che il martinismo è una libera associazione di uomini e donne che si riconoscono attorno ad un ideale di reintegrazione spirituale e perseguono questo obiettivo tramite gli strumenti e gli insegnamenti propri della struttura, ovviamente martinista, in cui operano. C'è un passaggio, però, abbiamo parlato di reintegrazione, ma il passaggio intermedio è la riconciliazione, come avrebbe detto Martinez de Pasquali, all'ombra del culto divino. Che cos'è questo culto divino? È l'insieme di tutti i rituali che i fratelli, per ogni grado, pongano in essere in ogni giorno, quindi il rituale giornaliero, durante le purificazioni, durante i rituali superiori, solstiziali e equinoziali. Tutto questo è il culto divino, che trova la sua apice e la sua apicalità nelle figure dei superiori incognite e nella loro pratica.
Ancora vi posso dire questo, e ne parlavo prima con Michele, se noi intendiamo il martinismo in quest'ottica, e io sono onesto culturalmente da dire che non esiste oggi il martinismo, esistono i martinismi, come non esiste la libera moratoria, esistono le libere moratorie, e nel martinismo questo è ancora più accentuato, perché oltre ad avere delle difformità formali, abbiamo anche delle difformità sostanziali, sia rituali che docetiche. Ma io parlo per me, in questa ottica che vi ho dato, il punto centrale, il fulcro del martinismo non è più tanto il perfezionamento del fratello o della sorella, quanto proprio la celebrazione di questo culto. Tutto è finalizzato alla celebrazione del culto. Gli eventuali avanzamenti dei fratelli, l'arricchimento interiore del fratello è funzionale e conseguente alla celebrazione del culto ed è comunque individuale, perché il martinista in questa ottica, in questa famiglia martinista, opera prevalentemente individualmente attraverso i rituali che gli sono forniti dal suo iniziatore. Io direi che stai anticipando tutte le domande, quindi continua pure. Perfetto. Allora, vi racconto, noi abbiamo adesso visto come fra il 1888 e il 1891 nasce la forma struttura martinista, l'ordine martinista presieduto da Papus. Papus poi il 25 ottobre 1916 passa all'Oriente Eterno. Abbiamo visto quelli che sono i contributi spirituali e i contributi docetici del martinismo in Martinez de Pasquali e in Louis-Claude de Saint-Martin, e vorrei ricordare a tutti l'importanza del mito all'interno delle strutture iniziatiche, e il mito attorno a cui si raccoglie il martinismo è il mito che è raccolto nel Trattato della Reintegrazione degli Esseri e riproposto da Louis-Claude de Saint-Martin, specialmente con l'opera postuma che si chiama Il Trattato delle Benedizioni del 1795, dove sostiene il ritorno anche lui allo stato originario. Ma vorrei porre adesso l'attenzione su una figura nodale del martinismo, e questo è Jean Bricot. Jean Bricot, che è stato il terzo grande maestro del martinismo dopo Papus e dopo Teder, nel 1919 Bricot diviene grande maestro, è l'uomo di contenuti e di sostanze, l'uomo che aveva più chiara questa idea del culto divino. Nel 1901 Bricot viene consacrato vescovo della Chiesa Agnostica di Francia da Léonce Febvre. Nel 1907 fonda la propria chiesa, che si chiama Chiesa Agnostica Cattolica. Gli amici dell'Ordo Templi Orientis la dovrebbero conoscere, perché oltre a trovare il suo messale in Magic, è la Chiesa Agnostica dell'Ordo Templi Orientis. Ma perché la Chiesa Agnostica dell'Ordo Templi Orientis? Perché nel 1908 Papus e Bricot, insieme ad altri, organizzano la conferenza massonica internazionale a Parigi. Papus non è mai stato un libero muratore regolare, cioè presso la Gran Loggia di Francia o il GOF, ma è stato un massone di Francia. È stato grande maestro del rito di Swedenborg, che era un rito comunque di Francia, sacerdotale, che si sviluppa in Svezia, ed è stato grande maestro del Memphis e Misraim. Ma chi gli ha fornito il Memphis e Misraim? Reus, Theodor Reus, ha fornito il Memphis e Misraim a Papus. In cambio, Papus e Bricot hanno dato il martinismo e la Chiesa Agnostica cattolica. E infatti, come dicevo, nell'Ordo Templi Orientis abbiamo la Chiesa Agnostica cattolica. Nel 1908 Bricot
perché è lui il nostro personaggio in questo momento, cambia il nome da Chiesa Agnostica Cattolica a Chiesa Agnostica Universale e riceve delle linee apostoliche. Orbene, l'iniziazione martinista, entriamo un pochettino più nello specifico, acquisisce sostanza, a mio avviso, solamente nel 1912, grazie alla confluenza di queste linee apostoliche da parte del Bricot, perché altrimenti prima era un'iniziazione squisitamente dialettica, squisitamente virtuale, o comunque limitata a quel perimetro che era stato posto in essere nel 1888 da Papus. Qui abbiamo una nuova linfa, ed è questa linfa che deriva a Bricot grazie alla consacrazione da parte dei vescovi erranti e il conferimento di queste linee apostoliche. Quindi, così facendo, penso di avere anche anticipato due domande, quella sulla Chiesa Agnostica e quella sugli eletti Cohen. Orbene, sulla Chiesa Agnostica non pensare di essertela cavata, perché magari sul principiare dell'autunno sarai, se vorrai, nostro ospite per parlare delle chiese gnostiche. Non pensare che adesso in due minuti risolviamo la questione. Ma bontà divina, ci ho scritto pure un libro sulle chiese gnostiche, edito dalla Tiferet, e anche quello lì è un bel mal di testa. È per amanti del masochismo tutte queste date, ma come ti dicevo io prima, le date e le note sono la perversione della casalinga, ecco, hanno sempre questo fascino che è un po' torbido. La Chiesa Agnostica, allora ti do un anticipo, fu fra gli altri, dato e si ritorna quindi a parlare del martinismo, però come vedete questi depositi, Memphis e Misraim, martinismo e Chiesa Agnostica, iniziano a procedere dal 1908-1909, specialmente dal 1919 con Bricot, di pari passo. E tutto ciò, però, il Bricot grande maestro, il Bricot che inizia a mettere dei paletti all'iniziazione al martinismo, il Bricot che comunque centralizza molto sulla Chiesa Agnostica, porta nel 1923 alla spaccatura fra il martinismo italiano e il martinismo francese. Il Supremo Consiglio italiano, presieduto da Sacchi, se ben ricordo, che nel 25 fece una litigata della Madonna con Reghini, va via, saluta, dice sì grazie, non mi interessa, per noi il martinismo papussiano delle origini, tutto questo a noi non interessa. E allora iniziamo, anche qui ti rispondo a una domanda, il martinismo è oggi unitario? No, perché già dal 1919 si era spaccato in Francia, nel 23 si spacca in Italia, nel 23 abbiamo la delegazione che si riconosce in Bricot, fra cui c'era D'Annunzio rimase fedele a Bricot, D'Annunzio era aria, il superiore incognito martinista, rimase fedele a Bricot, e la parte invece del martinismo italiano che si disconosce da Bricot. Io, se volete, vi posso ancora intrattenere su questa frantumazione e su questo cadenzare di date, però vediamo. Ah, no, io avevo una domanda inerente a questo filone che stai prendendo, e poi ho delle due o tre domande. A te sembreranno banali, ma sono sicuro che incuriosiscono molto. Ma partiamo da Papiù, che diceva che il martinismo è un cavalierato laico cristiano. Sì. Si sposa ancora con il martinismo questa definizione ancora attuale? Allora, vedi, io ti devo ringraziare perché le date sono una cortina fumogena. Perché e purtroppo sono caduto io stesso nella mia cortina fumogena, in quanto lo snocciolar di date
fa ritenere la persona, mamma mia quanto ha studiato, mamma mia che erudito, ma cerchiamo di dare la sostanza. Ti ringrazio. Quando Papus fondò l'ordine martinista, quindi fra l'88 e il 91, lui realizzò la carta di fondazione e nella carta di fondazione ebbe a scrivere: il martinismo è ordine esoterico cristiano che i suoi principi derivano direttamente dall'illuminismo cristiano. Nel 1921 il Bricot non solo ha ribadito questa posizione, ma addirittura nel suo manifesto ha fatto una forte disamina della formula pentagrammatica, che è quella che, perché nel martinismo abbiamo la formula pentagrammatica Yod, Shin, Vav, Hey, come elemento sensibile dell'essere supremo e del manifesto, che lui la riconduce squisitamente, univocamente all'ambito cristiano. Quindi il discorso del cavalierato cristiano, sì, il martinismo delle origini, il martinismo di Papus, che era un iniziato cristiano, di cui scrive nella carta fondativa del martinismo che è ordine cristiano, Martinez de Pasquali e Louis-Claude de Saint-Martin, che si rifanno a simbologia cristiana, e tutti i grandi maestri del martinismo fino a Chevillon, sottolineano questo cavalierato. Ma che cos'è questo cavalierato? È una testimonianza militante di quelli che sono gli insegnamenti cristiani, fondamentalmente. Ma perché dice questo Papus? Perché lui aveva anche la necessità di differenziarsi dalla teosofia da cui era uscito nel 1890, che era orientaleggiante. E come lo farà lui, sappiamo che lo faranno anche altri grandi personaggi come Stenner, come la Bailey. Una domanda. Noi abbiamo parlato di martinismo, di vari ordini, di chiese gnostiche. La Chiesa romana, cattolica romana, che ha scomunicato massoni, carbonari, chi più ne ha più ne metta, ha mai avuto dei rapporti di simpatia o antipatia verso il martinismo, che tu sappia? No, perché i martinisti in genere non si occupano né di politica né di economia, a differenza di tanti grandi maestri della libera muratoria. E quindi fondamentalmente, come dire, non stiamo in pace, ci occupiamo in maniera incognita dei fatti nostri, in genere si espongano i grandi maestri e basta. Ecco, quindi adesso no, assolutamente no, anche perché vedi Michele, se io ti dovessi dire la mia attività rituale, la mia attività rituale è recita dei salmi, purificazione, celebrazione di messali, e quindi fondamentalmente che cosa mi dovrebbe venire a dire la Chiesa Cattolica? Poi, fra le altre cose, a mio avviso l'autentico iniziato ha un grande rispetto per le religioni tutte, per la semplice ragione che le religioni svolgano un ruolo di traghettamento all'interno dei tempi, all'interno delle grandi fasi sociali dell'umanità, che la struttura iniziatica non può svolgere. Questa cosa che hai detto è veramente bella ed è importante, anzi oggi, e qui do una mia opinione piccola, c'è una grande accusa, una grande rivolta contro le chiese, contro le religioni, ma è una rivolta miope perché, come tu hai ben detto, le religioni hanno una funzione, hanno avuto delle funzioni storiche e continuano ad averle. Poi ci sono le scuole iniziatiche, che sono altro e non sono neanche in concorrenza, sono un percorso altro. E questo penso che sia davvero, secondo me, importante, ti ringrazio per averlo detto. Ma siccome hai detto che lavorate in maniera incognita,
Permettimi due domande che sai che devo farti per forza, soprattutto per me che sono ignorante e becero. Chi sono i superiori incogniti e perché portate la mascherina? Ma allora, non tutti, perché se mi permetti, come ti dicevo, c'è una grande frammentazione dell'universo martinista. Noi abbiamo delle realtà martiniste che sono squisitamente dialettiche, dove i fratelli e le sorelle... Allora, premesso, a mio avviso la differenziazione è un valore aggiunto e non un elemento di confusione. È un valore aggiunto però ad una condizione, che vi sia l'onestà intellettuale da parte di chi è all'interno del Tempio, attraverso un manifesto, attraverso anche un giusto esporsi nel tratteggiare quello che è l'elemento centrale della, che dà senso alla propria struttura, e al contempo un giusto interrogarsi da parte del bussante. Però in genere ci manca l'uno e ci manca l'altro. I bussanti sono più trascinati dalla pigrizia di trovare la loggia sotto casa, o l'amico mi ha detto che, quasi fosse una serie di sconti riservati al loro spin o qualche bonus Amazon. Invece, secondo me, bisognerebbe studiare prima di studiare all'interno del Tempio. E quindi, alla tua domanda, il martinismo ha il martinismo da cui provengo io, che è un martinismo martinezista fondamentalmente, ha questa enorme sacralità di questa dimensione incognita, che può essere letta in vari modi. Il martinista non è obbligato ad rivelarsi, e questo è uno dei motivi a cui possiamo trovare questo incognito. Un altro motivo è un motivo ideale, romantico. Louis-Claude de Saint-Martin era chiamato il filosofo incognito, e quindi anche in rispetto del filosofo incognito, che Louis-Claude de Saint-Martin, vi apro una parentesi, non è stato persona riportata dalla Piena dell'Arno, come diciamo da Firenze, ma è stato uno dei padri della lingua francese, così come noi la conosciamo, ve lo dice uno che l'ha tradotto, Louis-Claude de Saint-Martin. È stato il primo traduttore in Francia delle opere di Baume, è stato un mistico, è stato un divulgatore, ha scritto dei libri pregnanti. E il problema è che è incognito, sì, è proprio incognito per i martinisti che in genere non lo studiano. Questo è uno degli elementi. Quindi vi trovo anche quest'altro elemento dell'essere incognito. E per noi, della filiazione martinista-martinezista, l'essere incogniti significa anche essere muniti di dei rituali individuali che ci permettano di operare a prescindere dalle riunioni collettive. Il martinista, una volta che è stato associato in questa filiazione, viene istruito e fornito di un rituale individuale, di un rituale di purificazione che ogni giorno potrà porre in essere maestro e sacerdote di se stesso. Quindi, come vedi, sul termine incognito abbiamo tante speculazioni da fare. Qualcuno sostiene anche perché incogniti erano i maestri invisibili, però io questi vagheggiamenti preferirei lasciarli in altri ambiti. Sono d'accordo con te, infatti non volevo spingermi fino anche poi alle supposizioni di ordini dove ci siano i servitori incogniti, maestri invisibili, logge luminose e logge oscure. No, io volevo rimanere molto più terra terra e cercare di capire e far capire a chi ci sta guardando qualcosina in più, sempre con molta umiltà, perché domandare, secondo me, è fondamentale. Poterti sfruttare, passami il termine, è una grande occasione. Ma abbiamo parlato di religione, abbiamo parlato di iniziazione, abbiamo detto che l'iniziato martinista è il sacerdote e il maestro di se stesso. Ma esiste un sistema magico all'interno del martinismo?
E se sì, a quale entità si appella? Allora, ritorniamo a questo convitato di pietra che io ogni tanto ho riproposto. Il fatto che non esiste il martinismo, ma esistano i martinismi. Nel senso, alcune strutture martiniste hanno una vocazione squisitamente teurgica. Altre strutture martiniste hanno una vocazione squisitamente dialettica, filosofica, spendiamo a casaccio questa parola, altre strutture hanno una vocazione squisitamente cardiaca. Quindi nelle strutture martiniste e martinezziste esiste un complesso rituale che potremmo definire teurgico. Ma perché lo definiamo teurgico? Lo definiamo correttamente teurgico non tanto perché, come crede qualcuno, si possa andare a risolvere il problema spiccio della vita. Quello lì te lo risolve soltanto la buona volontà, a mio avviso. Ma teurgia nel senso alto e nobile della parola, che è quello praticamente di essere coadiuvatori del divino. Quindi sì, c'è nel grado di associato incognito nelle strutture martiniste e martinezziste hai il cosiddetto, come già accennato, rituale giornaliero. Con i rituali di purificazione, il rituale giornaliero si fonda prettamente sull'uso concatenato dei salmi. Col grado di iniziato, scusate il gioco di parole, inizia a lavorare anche sull'altra parte del ciclo lunare, che è quello di luna piena. Sul grado di superiore incognito tu c'hai dei rituali superiori che sono i rituali equinoziali e solstiziali. Poi in alcuni ordini abbiamo anche i rituali dei quarti di luna. Quindi come vedete abbiamo una strutturazione che può essere molto complessa o molto povera. Dipende da dove sei all'interno di quale struttura martinista. Per questo, Michele, io dico sempre ai bussanti, ma anche quelli che vengono a bussare da noi, ma avete letto qualcosa? Ma vi siete informati? Ma capite dove state andando a bussare? Perché il tira dentro a tutti i costi è l'aspetto più deleterio che c'è. Io ogni tanto vedo delle campagne acquisti, io devo sistemare questo, mi devo fare superiore incognito iniziatore quest'altro perché devo gestire questo ambiente, ma che è una tristezza disumana. Io la chiamo la transumanza iniziatica, capito? Questi pecoroni, questi caproni che si muovono da una parte all'altra, e invece va capito il senso profondo delle cose. Quindi al bussante quello che raccomando è: cosa cerchi, cosa porti, prima di chiedere cosa porti, e a questo punto hai la capacità di poter scegliere almeno fra le grandi filiazioni. Tutto qua. Ma è fondamentale, e tu hai messo un coltellaccio in una piaga enorme che è comune a tutte le scuole iniziatiche, quella che tu chiami piaga purulenta, aumentiamo gli aggettivi. Ma è così, ed è una piaga che esiste da secoli. Ecco, perché qui una cosa che mi piace specificare, perché spesso si dice: ah, ma oggi le cose vanno in un certo modo, un tempo erano tutte rose e fiori. Le scuole iniziatiche da sempre sono state così, mi verrebbe da dire. E tu so che sei concorde con questo punto di vista. Certamente. Io, se mi permetti, così riallaccio quest'ultima tua interessantissima domanda, ti piace la pageria, che è una cosa incredibile, con quanto abbiamo detto in precedenza sulle date, così riprendo un pochettino fiato, guadagno un po' di tempo, mi riorganizzo. Il martinismo martinezzista è stato introdotto in Italia da una figura molto interessante, che è stata quella di Francesco Brunelli, conosciuto nell'ambiente come Nebo.
Francesco Brunelli entra nei primi anni 60 del 1960 in contatto con Anne Boleyn, anche questo un personaggio molto famoso nell'ambiente della libera muratoria, ma anche della libera muratoria di Francia, da cui riceve il deposito della Chiesa Gnostica, che a quel momento si chiama Chiesa Gnostica Apostolica, della Rosa Croce Cabalistica, del martinismo martinezista degli eletti Cohen ricreati da Anne Boleyn attraverso tutte le sue congetture, perché Anne Boleyn diceva: io sono libero muratore dello scozzese rettificato, io sono martinista, CBCS, questo e quest'altro, quindi io posso rifondare l'ordine degli eletti Cohen. Questa fu la costruzione speculativa di Anne Boleyn. Nel 62 abbiamo il convento di Ancona, dove le varie anime del martinismo si riuniscono in maniera solida e indissolubile per ben 5 anni. Dopo 5 anni hanno ripreso a litigare e si sono separati. Nel 1971 nasce l'ordine martinista di lingua italica, che poi diventerà il famoso OMAT, ordine martinista antico e tradizionale, che è stato di Nevo. E quella è la filiazione martinista-martinezzista. L'altra, quella che noi brunelliani chiamiamo i venturiani o gli adriatici, è una filiazione che loro amano definirsi più prossima a quello che era l'insegnamento primitivo di Papus, talmente primitivo che lo stesso Papus cambiò 3 o 4 volte già quando era in vita, ma questo sono i nostri simpatici duetti all'interno con dettagli. Io direi che abbiamo sforato già di un po' il tempo che ci eravamo prefissati e ci stai regalando dei momenti bellissimi. Quindi io chiederei, se ci sono delle domande, come si usa dire nei film americani, fatele ora o tacete per sempre. Dopodiché ne approfitto, mentre arrivano le domande, per fare un piccolo spot al Lexicon Symbolorum, che oltre a essere un canale YouTube ha anche una sua pagina su Patreon, quindi se volete date uno sguardo, trovate il link in descrizione, abbonatevi, così possiamo discutere sempre di più di argomenti interessanti e avere uomini e donne del calibro di Filippo. Ma soprattutto questa settimana avremo una dispensa in esclusiva per gli iscritti al Lexicon Symbolorum su Patreon, scritta da Filippo, e quindi chi c'è c'è, chi non c'è si perderà questo capolavoro della letteratura martinista. Anch'io, come vedi, se devo incensarti non mi tiro indietro, siamo troppo benevolmente amici per giocare su queste cose e non prenderci sul serio. Nel frattempo, visto che hai letto la domanda che è arrivata, dicevo una cosa: se ci sono delle domande che sono avanzate, e mi ricordo che ce n'erano diverse, sarà mia premura da qui nei prossimi giorni di dare a tutte risposte scritte, e poi te le invio a te, Michele, o si troverà un luogo dove pubblicarle. Esattamente. Allora, qui hai letto quello che abbiamo sullo schermo? No, perché c'ho l'iPhone piccolo. Okay. Poi allora, buonasera. La visione divina e cosmologica di Saint Martin, prendendo le distanze da Rousseau, resta molto legata all'idea delle filosofie teiste dominanti nella Francia pre-rivoluzionaria. Confronta lettera ad un amico sulla rivoluzione francese. Come possiamo contestualizzarlo oggi, soprattutto tenendo presente tutte le rivoluzioni scientifiche, metafisiche, esoteriche e filosofiche, che, anche laddove non negano i piani sottili, tuttavia hanno notevolmente cambiato le prospettive speculative? Ma c'era quella bella trasmissione Avance che a un certo punto, davanti alla domanda di Battiato, Guzzanti fa: la domanda è mal posta, perché non sapeva rispondere. Ma però, allora, mettiamola
mettiamola in quest'altro modo, che secondo me riusciamo a dare anche un significato alla mia risposta. Martinez e Pasquali, come Louis-Claude Saint-Martin, come Martinez e Pasquali e come molti altri prima di loro, sia in ambito cristiano ma anche in ambito giudaico, cercano di dare una risposta a livello individuale fra la separazione che c'è fra l'uomo e il divino, fra questa frattura. Ovviamente questa frattura da chi è avvertita? Da persone che sono già determinate nella vita quaternaria. Si parlava prima come anticamente per gli studi cabalistici bisognava avere fra i 40 e i 50 anni, avere un lavoro, avere una famiglia, avere una vita soddisfacente. Ma così era per tutte le antiche iniziazioni. Nel momento in cui l'uomo è determinato sul piano quaternario e continua ad avvertire un'istanza, una mancanza, questa si può tradurre in desiderio spirituale di ricomporre questa frattura. Quindi in realtà quello che viene fatto da prima di tutto da Valentino e Basilide nell'ognosticismo dei primi secoli e poi con il movimento cabalistico, poi Martinez de Pasquali, passando poi per la cabala rinascimentale, l'alchimia figurativa tedesca e austriaca, Martinez de Pasquali e Louis-Claude Saint-Martin, si cerca attraverso il simbolismo, l'allegoria, di cercare di declinare a livello di esperienza sensibile per ogni uomo questo rapporto con l'immanifesto. Quindi, a mio avviso, le verità scientifiche non pongano in nessun modo, non sono pregiudizievoli per la ricerca spirituale, perché fondamentalmente, da un lato, ogni nostra verità scientifica, ogni nostra verità tecnologica non è assoluta, è relativa e ha validità solamente all'interno di un campo sperimentale determinato. E questo non inficia assolutamente la ricerca spirituale, come la ricerca spirituale non inficia minimamente la ricerca scientifica o tecnologica. Che cosa fa Louis-Claude Saint-Martin fondamentalmente? Louis-Claude Saint-Martin si interroga attraverso quelli che potrebbero essere non soltanto i significati occulti di determinati scritti, ma cerca di trovare in essi dei mezzi, degli strumenti affinché l'uomo riesca a liberarsi di tutta la propria parte materiale, grossolana, reattiva, che è influenzata dalle cose di questo mondo. Uno dei grandi maestri, Louis-Claude Saint-Martin, sconosciuto in Italia, è stato Abbadì, che era un pastore ugonotto, e Abbadì, l'abbiamo tradotto recentemente, cioè meglio l'ha tradotto Mauro Cerulli, io ho messo le notine fondamentalmente, ho fatto l'introduzione, e Abbadì dà all'interno della morale cristiana tutta una serie di strumenti conoscitivi dell'uomo. Quindi il primo passo che porta avanti una scuola come il martinismo, che si riaggancia a quella che è la speculazione primitiva, è il vecchio detto uomo conosce te stesso, uomo conosce te stesso, uomo conosce i tuoi limiti, all'interno di un campo simbolico squisitamente cristiano. Questo va detto. Grazie. Poi vorrei leggerti una domanda che ci fa Saverio. Buonasera, un disabile motorio può percorrere il cammino martinista? Certamente. Certamente, proprio perché a differenza della libera muratoria, quando io parlo di differenza non intendo che una cosa è migliore dell'altra o peggiore. Intendo differenza nel senso proprio etimologico della parola, diciamo nella sua specificità. E io amo le differenze. Il martinismo è individuale, non devi deambulare in loggia, non devi squadrare il
tempio, non hai da recarti in determinati posti, ti basta avere la tua stanza, la tua candela, la candela, non me l'hai fatta la domanda, Non c'era tempo. Non c'era tempo, basta che tu abbia la tua candela, i tuoi fiammiferi, le tue istruzioni e fondamentalmente la volontà di dare vita a questi rituali monotoni e monotoni. Ecco, mi sembra fondamentale questa sottolineatura, perché la prima era ironica quando hai parlato di monotoni, la seconda era serissima quando hai sottolineato monotoni, ma di questo poi parliamo un'altra volta. Ti leggo l'ultimissima domanda, poi ti faccio scappare. Ma che tipo di gnosticismo si rifà il pensiero di Filippo Goti e quanto è importante nel percorso martinista? Adoro questa domanda. Allora, io sono squisitamente attratto da quella che io chiamo la scuola alessandrina, cioè Valentino e Basilide, fondamentalmente. Una scuola filosofica che ha coniugato tutta la sfera misterica dell'antico Egitto con la filosofia neoplatonica. Quindi Roma, le ipostasi, il nostro mondo come una grossolana caduta del pensiero. Per me lo gnosticismo è una chiave di lettura degli strumenti dell'opera martinista. Mi permetto una questione. Vedete, purtroppo c'è una grossa confusione dettata dall'ignoranza fra quello che è lo gnosticismo storico, quella che è la gnosi, quello che è il neognosticismo e quello che sono le chiese gnostiche. E in questa ignoranza ci sguazzano i pigri e gli affabulatori. Mentre poi in realtà è tutto molto chiaro. Uno studente di filosofia al primo anno te la sa questa differenza, ma in genere nell'ambiente iniziatico si dà ascolto a delle sciocchezze che farebbero impallidire in bocca ad un bambino di 5 anni, ma è il bello dell'ambiente questo qui, ci permette di essere sempre eterni bimbi sognatori con l'aquilone in mano. Lo gnosticismo è una filosofia, è un modo con cui l'uomo si pone in rapporto con se stesso, le cose tutte, il creatore. Quindi non è un piano conflittuale col martinismo, non è questo o quest'altro. E fra le altre cose, in Francia gli attuali orientamenti di studio propendano per una lettura in chiave gnostica e non più cabalistica del trattato della reintegrazione degli esseri, che in Italia esiste in 2 ottime traduzioni, una di Aceti e un'altra proprio di Mauro Cascio. Quindi, gnosticismo qui noi lo intendiamo come chiave interpretativa, e quindi anche la formula pentagrammatica, lo Yod, Shin, Vaweh, assume una determinata lettura, che non è più quella di nome cabalistico del buon Gesù, su cui ci fu proprio nel 1925 la rissa fra Sacchi e Reghini, altro toscano, ma è una questione più prettamente filosofica e spirituale. Io direi, Filippo, che per oggi ti ringrazio e ringrazio tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa chiacchierata. Ti do la brutta notizia che mi sa che dovrai tornare a parlarci sia di pomeriggio per approfondire, perché le domande sono davvero tante, soprattutto se poi apriamo al discorso della gnosi e dello gnosticismo, e perché no valutare di fare una chiacchierata di sera dove abbiamo anche una profondità di tempo più ampia, ma la facciamo magari in Toscana con quella famosa bottiglia di vino di cui parlavamo fuori onda. Ho tanto tempo libero, quindi non c'è problema. Dopodiché io ringrazio tutti voi per esserci stati. Se Lexicon Symbolorum e le nostre proposte vi piacciono, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici e sui vostri social. E se volete approfondire un po' di più, sulla nostra pagina Patreon trovate il modo per iscrivervi
sostenerci in questo progetto di informazione, divulgazione e formazione. Grazie a tutti per il tempo che ci avete dedicato, soprattutto grazie a te Filippo per grazie a voi per la paziente e la sofistica attenzione, ecco. E come al solito non erano le risposte sbagliate, ma erano le domande poste male. Le domande mal poste. Ciao a tutti, grazie. Buonasera a tutti.